Amiche ed amici della Kenobisbus Productions, nessuno ci credeva, tantomeno io, ma anno nuovo, calendario dell'avvento nuovo, Commodore 64, Advent Show nuovo, tutto per voi. E ci sono tante novità, ma The Song Remains the Same, la conoscete, e quindi cantate in coro. Sigla! Commodore 64 Advent Show, Kenobisbus presenta Commodore. E se ci avete seguito l'anno scorso, sapete di cosa si tratta. Ci sono io, Andrea Babic, che vi presento 24 giochi, uno per ogni giorno del calendario dell'avvento, uno quindi dal 1 dicembre, oggi fino al 24 dicembre. E il gioco di oggi, per cominciare con questa nuova stagione dell'Advent Show, è... Lo riconoscete? Forse no, vediamo meglio. Ma sì, è lui! Lazy Jones, uno dei miei giochi preferiti di sempre, grandissimo capolavoro e se non altro grandissima pietra miliare dell'innovazione dei generi videoludici, perché lo vedremo, è un gioco che abbiamo conosciuto e amato già all'interno di altre serate della Kenobisbus Productions, però per cominciare quest'anno mi sono voluto regalare una serata un po' più lunga di quelle che verranno, giocandomelo tutto en souplesse dopo tanto tanto tempo. Quindi direi di partire senza indugio e di vedere che cos'è Lazy Jones e di perché è tanto bello. Innanzitutto 1984, quindi questo gioco ne ha di anni sul groppone, ma ha dei meriti innegabili, che adesso andremo a vedere. Innanzitutto premendo spazio, notate che ho messo ad incontrare il Commodoro per darvelo a voi in favore di camera perché è più bello. Skippiamo sciocchi, così, sciocchi cheat mode che non ci interessano, alziamo il volume perché non sento una mazzas. Ah, adesso sì che lo sento. Adesso sì che lo sento e cominciamo a giocare. Cominciamo a giocare. Vero hardware, vero Commodore 64, vero joystick, grazie, per forza, del Commodore 64 per giocare e questo gioco. Oh, quante vite? No, aspetta che 5, no 5, no, devo fare nemmeno 9. Vabbè, insomma. Quindi, che cos'è Lazy Jones? Si comincia così, sempre un po' alla CDC. Il Commodore 64 Advent Show parte sempre un po' così, ma non c'è tempo, abbiamo tutti una vita vera, quindi lo facciamo come possiamo. Parlo al pluralia maiestatis, questo dono che mi è dato dal potere del Commodoro. Quindi, si parte così, buttati nella mischia senza neanche la possibilità di spiegare che cos'è. Però è semplice in realtà, da un punto di vista strutturale, Lazy Jones, noto in sala giochi, sì, noto in sala giochi, noto in edicola, nelle cassettine dell'edicola, sui Commodore italiani, anche come sala giochi o video kid. È un gioco, sono dei giochi nel gioco, quindi è uno dei primi più flagranti e fragranti esempi di retro gaming. Nel senso che era un gioco dell'84, ma che già guardava al passato della storia dei videogiochi e confezionava una specie di enorme compilation, tanto sono, vabbè, Game Over, di compilation di giochi del passato prossimo, in quel caso, ma già considerati classici retro, quindi ci ritroveremo alle prese con piccoli shooter, Space Invaders, cloni di Frogger e tanto tanto di più. Ma la cosa interessante di Lazy Jones è che Lazy Jones mette tutto questo in una cornice contestualizzata. Quindi noi siamo in un albergo dove il nostro amico Lazy Jones, che è un pulitore, gioca. Invece di lavorare, invece di pulire come dovrebbe, entra nelle stanze e si gioca a tutti i giochi che ci sono. Tra l'altro, in una serie di chicche, vedete cosa sta facendo questo ragazzo. Questo ragazzo conosce abbastanza bene il gioco da poter palleggiare violentemente questo bellissimo sprite che sembra uno specchio Bakura preso di peso da Xevious, ma non lo è. Invece, Wild Wafers, Wafers anzi, con in sottofondo, ascoltatela bene. Fade to Grey dei Visage, vedete? Cosa? Se non siete vecchi come me, non sapete chi sono i Visage, non sapete cos'è Fade to Grey, Fade to Grey, ma Lazy Jones è pieno di questi riferimenti alla cultura dell'epoca, alla cultura degli anni 80, dell'84 nella fattispecie, con questa musica che ha una caratteristica bellissima di cambiare costantemente nel corso della partita, cioè non stacca mai. Sentite? Cambia, si attacca costantemente, le battute si concatenano una all'altra, creando di fatto il primissimo esempio di musica seamless della storia dei videogiochi. Forse potrei sbagliarmi,
e in una futura puntata del Commodore già previsto, vedremo se mi sbaglio. Intanto giochiamo a The Turk, The Turk che incarna lo spettro terribile dell'uomo degli anni Ottanta che vorrebbe mangiare il suo tacchino in santa pace, ma viene ostacolato dal telefono che squilla. Qualcosa che oggi, forse saturi di mobiles, non ci rendiamo conto, ci sembra quasi normale, anzi siamo noi a cercare il telefonino durante i pasti per svagarci, ma una volta era una rottura di palle perché ti suonava il telefono mentre mangiavi e non c'era il concetto di non rispondere, bisognava rispondere perché oddio magari è importante. Questo è un gioco che ti racconta la storia della vita passata, dei decenni passati, con una freschezza e con delle idee fantastiche. Intanto io sono... qua sono già entrato? Sì, sono già entrato, ok, va bene. Quindi ho già fatto tre stanze, le stanze sono 18, quasi tutte le stanze hanno effettivamente un minigioco al loro interno, non tutte, vedremo che ci sono anche delle sorprese. Perché il nostro amico Jones, per l'amico Jones l'importante è imboscarsi, ficcarsi in una stanza, non importa quello che succede. La musica cambia ancora, eh? Sentite? La riconoscete? Un Neuzen Luftballons di Nena, successo degli inizissimi degli anni ottantissimi, giustamente rippata brutalmente, probabilmente senza pagare, senza pagare la licenza, dal buon David Whittaker, l'autore del gioco, uomo geniale che poi si sarebbe specializzato soprattutto nelle musiche di videogame, creando così, per dirne una, Shadow of the Beast e tante altre, tantissime altre. Ha fatto di tutto, ha fatto dalle cose artsy fartsy, insomma di livello, a cose invece più così, conversioni arcade giusto per sbarcare lunario, però ha fatto anche Lazy Jones, un gioco molto interessante per questa sua appunto meccanica che anticipa di moltissimi anni poi quello che avrebbe fatto Konami con Bishi Bashi Special o con la serie Bishi Bashi in generale. No, bravo, intanto devo limonare con le ragazze, quella ragazza su vede che ha la testa tutta rossa di emozione, io la succhio e poi scendo con un palloncino, due per salire, uno per scendere. Non so perché lo parlo in bolognese, però non si sa. Comunque, baciala, l'hai baciata, bravo. Certi giochi finiscono subito, come vedrete, un colpo e sei morto, altri non finiscono mai, cioè non possono finire se non con il timer. I punti che fai in ogni stanza di Lazy Jones si sommano al punteggio complessivo del gioco. Riusciremo a vedere tutte le stanze? Non lo so. Non lo so per la semplice ragione che... In teoria sì, in una precedente, potete trovarla sul canale YouTube di Keno Bisboch, una precedente puntata, effettivamente si vede il Bisboch che al primo colpo finisce Lazy Jones, cioè fa il giro di tutte le stanze, perché poi in realtà il gioco va avanti sempre più veloce fino al sesto stage, fino a quando fa il sesto giro completo il gioco diventa sempre più veloce, quasi ingestibile. Mi ha colpito ma mi ha fatto un favore. No, perché è finito il tempo, bam, così, vabbè. 99 Red Balloons, questo è il microfono, è stato il primo gioco di Lazy Jones che ho giocato. Infatti la cosa interessante è che le stanze di Lazy Jones si mischiano certe volte, quindi non è sempre lo stesso il layout, quindi adesso sto trovando stanze che non so esattamente, non so cosa c'è nella seconda stanza a destra nel primo piano. C'è Rescue è un gioco molto bello, chiaramente chiaro riferimento, clear nods a Hero della Activision, un altro gioco molto popolare negli anni prima, subito prima di Lazy Jones, cioè un retro gaming dell'altro ieri, Lazy Jones praticamente, cioè riusciva ad incorporare versioni pur semplificate di grandi classici di sei mesi prima, un anno prima, quindi molto interessante. Chissà se gli autori di WarioWare hanno mai giocato a questo gioco, chi lo sa, probabilmente sì, perché è stato un gioco convertito addirittura su MSX, su vari sistemi, vedete, ho finito un giro, ho fatto ben 50 punti. E Rescue è un gioco particolare, perché ha questa caratteristica molto bella che purtroppo scoprirò presto, che se sbagli di un pixel muori, e non è come negli altri giochi, in certi altri giochi Lazy Jones, che hai e cominci da capo il livello, no, in Rescue muori. Muori come? Così, guardate. Mi è schizzato via. Ma la prima volta... Paura, fine, cioè, e lui... Molto laconico, exit. Lazy Jones esce con l'unico obiettivo di andare in un'altra stanza e giocare ancora. Questa è la vita di Lazy Jones, il sogno di qualsiasi... Cioè, certo, diventare un pulitore,
che si farà licenziare molto presto, forse non è il sogno di tutti, però insomma il sogno di un bambino degli anni 80 era giocare a sbaffo ai videogiochi, questo sì. Vediamo un po' di passare, andare a limonare anche in questo caso, come in 99 Luft Balloons. Aia, wunderbar. Anche qui lo scopo è limonare su due lati, sull'altro lato della strada. Quindi io vado sereno. Certo. Vabbè, diciamo che lo scoring system di Lazy Jones non è proprio raffinatissimo. Si sarebbe dovuto cercare dei pesi per bilanciare di più lo score tra un gioco e l'altro, nel senso che non è possibile che tutto valga 10 punti. Qui anche qua, se mi colpiscono muoio, è un'altra morte molto cruenta che vado a mostrarvi. Così ho schizzato via. Game over, va bene. Frogger, no? Chiaramente riferimento di Jaywalk, noto come autostrada nella versione della sala giochi, era Jaywalk, era Frogger. Bene, ho fatto tutto su questo piano, mi sembra. Scappiamo, andiamo al piano terra. Qui abbiamo combattuto il carrello. Mamma mia, che culo. Abbiamo combattuto quel carrello verde, che è il carrello stesso da pulitore di Lazy Jones. Pensate, lui combatte contro il proprio carrello da pulitore. La sua responsabilità, una metafora della sua responsabilità di pulitore che non vuole pulire, che vuole giocare ai videogiochi. E qui abbiamo Duol. Piffi. E vabbè. Comodoro. Oh. Vabbè, figura di merda. The Wall, molto bello, chiaramente un riferimento a Snake, a Commotion, Blockade, come erano chiamati i primi giochi del serpente in sala giochi, ancora prima di Nibble. Pensate, eh? Vabbè. Oh, il bar, appunto, come dicevo, non c'è solamente giochi, non ci sono solamente giochi, ma ci sono anche così dei diversivi. Per esempio questo, in cui devi prendere più drink possibili dal barista, schiacciando proprio così, drink, degli sciottini, immagino. Evitando il ciucco, evitando quel losco signore che vedete lì. Ehi, Ciccio, fammi passare, guarda come ti ostacola nella tua bisogno di bere e di bere ancora. Ora, come vedete, mi sto facendo veramente un long play di Lazy Jones. Non sarà così per gli altri giochi di Advent Show, che vogliono essere pillolosi, leggeri, una piccola pillola quotidiana, un pillolone quotidiano di Commodoro. Ma in questo caso mi concedo una partita un po' più lunga. Anzi, ho scelto quest'anno, cioè in realtà sto ancora scegliendo, guarda quanti punti ho fatto, potrei forse riuscire ad azzerare il contatore se mi impegno un po', vediamo un po' se ce la faccio. Qua si parla proprio di smanettation, eh. Ho 15 secondi, devo riuscire a muovermi a sinistra, a destra leggermente, non basta ovviamente. Dai, poco, dai, manca poco, almeno 900, ok, 900, dai, no, 920, però, 920, game over, fatto come se fosse uno schermo. Stiamo giocando una versione craccata dalla Remember, da un gruppo di releaser che si chiama Remember, ho beccato lo sgabuzzino, ma c'è un segreto, se non mi sbaglio, vediamo se è vera questa cosa, ma ho ricordo di aver letto su videogiochi che... schiviamo quello lì, proviamo a rientrare. Allora, 3428 punti, io entro e se non mi sbaglio tu puoi entrare all'infinito e continuare a fare punti. Ho 3428 punti e adesso infatti ho fatto 1000 punti, ragazzi, io li faccio subito, ma veramente no, 4300, ok, se fai veramente 1000 punti ogni volta invalida completamente lo score del gioco, non serve più fare nessun altro minigioco, ti metti quell'autofire qui all'entrata e ciao Ones. E infatti così fai un bottos di puntis, facci picchias. Vabbè, abbiamo trovato vai nella stanza, Ciccio. Abbiamo trovato il trucco per rompere Lazy Jones, ma non ci interessa rompere Lazy Jones, ci interessa giocare a questo, che è uno dei miei preferiti, lo riconosco, perché è l'unico con il bordo arancione, Meteoriti, che si chiamava in originale Stardust, quindi grande musica. Questa musica è stata peraltro usata da Zombie Nation, un gruppo degli anni 2000, come base della loro canzone Kernkraft. Aia! Kernkraft 400. Che bello come tutto lo scrigno, lo schermo fa le cose. Benissimo.
è stata usata appunto per una canzone house vera, electro, diciamo. Oh oh oh. Vediamo cosa c'è qui. 18 stanze. Grande emozione. Ah, le colline sono vive. Usando gli stessi sprite del gioco, dell'altro gioco, lo gioco a shooting verticale, che è stato il primo che ho fatto in questa sequenza di giochi Lazy Jones, uno shooter orizzontale con lo scrolling che va nella direzione opposta al solito, perché sì, per ragioni tecniche legate al come funziona il Commodore 64. Vai, fortissimo, troppo forte, cosa devo fare? Almeno ho una penalità se mi colpiscono? Sì, 10 secondi, ammazza. Bello, guarda, quello scrolling finto parallasse con dietro le stelle fisse. Blu, blu. Tanto penso che Fabio Kenobi di Bortolotti mi abbia mandato un messaggio. Infatti qua. Mi scrive delle cose Fabio Kenobi di Bortolotti, ma come faccio io mentre gioco a Lazy Jones a pure rispondere a Fabio Kenobi di Bortolotti? Tanta pazienza. Cosa abbiamo qui? Laser Jones, bellissimo Laser Jones, è proprio Space Invaders. Guardate l'emozione all'epoca, nell'84, cioè tu compravi un gioco che tra i vari giochi conteneva Space Invaders, per quanto in maniera brutale, anzi brutalista potremmo dire, però pur sempre Space Invaders, una versione super semplice, super super semplice, ma è lui, l'Elu. Ah, fortissimo. E io sono anche, tra l'altro, un super manico, se posso auto un attimo incensarmi, perché come nel caso del barista, comunque 820 punti non è male. Niente, come farò a parlare con Fabio Kenobi di Bortolotti, che deve venire qui, pensate, dopo, quando la registrazione sarà finita, in teoria. Wow, sono riuscito a schivare l'uomo nero che pensate è il fantasma del precedente datore di lavoro di Lazy Jones, mentre adesso andremo al piano sopra, dove incontreremo l'attuale datore di lavoro di Lazy Jones. Ma no, al piano di sopra, Ciula Badulas, vai, no, non uscire proprio adesso, rientra, bravissimo, a non tornare giù, dai, che figure barbine, la prima puntata dell'Advent Show e tu, ecco, devi mandare in su mentre prendi l'ascensore. Andiamo a vedere cosa c'è qui. Intanto vediamo se riesco a scrivere ok a Fabio. Pensate cosa... il multitasking. Cosa abbiamo qui? Ah, Scoot! Scoot è un gioco di merda. Quindi posso benissimo rispondere sì a Fabio Kenobi Bortolotti. Ah, così si fa. Multitasking. Telefoni, robe, joystick. E posso giocare a Scoot. Scoot è la versione noiosa di Rescue. È sicuramente il gioco più noioso di tutto Lazy Jones. Perché? Perché in Scoot... ecco, in Scoot, e come in Rescue, che era quello, dicevo, modellato su Hero dell'Activision con il tipo con l'elicotterino sulla schiena, ma se muori non muori, non ti sbatte fuori, ma devi proprio rifare tutto. Devi rifare tutto dall'inizio, quindi è una palla al pelo. E hai tantissimo tempo per fare questa cosa. Hai tantissimo tempo, un gioco che non sopporto. Non sopporto, al punto tale che userò questo momento per sottoporvi un'interessante questione che vedremo più avanti, ovvero il misterioso mistero del 19° schermo di Lazy Jones. Ebbene sì, pochi lo sanno, più che altro perché interessa pochi, ma esiste una 19° stanza che non si può trovare nel gioco stesso, ma si può trovare in un posto inaspettato, che è questo che vi mostro adesso. Commodore Horizons del febbraio 1985, una rivista di listati. Se siete vecchi sapete di cosa sto parlando. Rivista di listati, una rivista piena di pagine con dei listati in BASIC, quindi dei listati da scrivere sul Commodore 64 per poi ottenere qualcosa, un programma, un utility o un gioco. Commodore Horizons chiese a David Whittaker di fare una stanza programmata in BASIC di Lazy Jones dopo che il gioco era uscito nell'85, quindi febbraio 85, questa novità. Vedete comunque che c'erano nomi di richiamo, si parlava di Lamasoft, si parlava di cose completamente poco interessanti, si parlava di modem, capito? The Communication Triangle, e poi tonnellate di listati. Quindi alla fine, adesso torniamo un attimo al povero Scoot che ho trascurato perché sono cattivo, e poi torneremo a parlare di Commodore Horizons per vedere questa misteriosa stanza che potevi ottenere solamente se ti scrivevi il listato
da far funzionare su Commodore 64 con una pazienza inaudita. E ho le prove di quello che dico. Bene, abbiamo fatto Scoot, mancano 5 stanze. Mancano 5 stanze di cui almeno 2 non sono videogiochi. Ah, questa adesso è un'altra palla al pelo. The Reflex, no, The Reflex mi piace intanto perché cita i Duran Duran, quindi respect. Curiosamente la musica non cita i Duran Duran, è molto strana questa cosa. Guarda come sono bravo però a palleggiare io, queste clavette. Addio, sta musica mi fa impazzire. Tra l'altro per gli appassionati di chiptune è molto interessante guardare come funzionano le forme d'onda. Le forme d'onda di questa di Lazy Jones, perché c'è una specie di suono che ricorda un po' il violoncello nella colonna sonora di Lazy Jones, non qui dove c'è solo un fastidio cacofonico come un vecchio insegnante che ha la mano di Freddy Krueger grata sulla lavagna, quindi non è esattamente il meglio, ma invece c'è proprio su questi tutti questi bassi. Ci sono delle cose molto molto interessanti. Un cesso, ecco, una cosa molto interessante è il cesso. Intanto Fabio continua, ragazzi. Sono qua sotto. Adesso devo dirgli 5 min. 3. Scrivo. Ok. Guarda, che cos'è il multitasking di oggi? Scrivere un messaggio mentre giochi a Lazy Jones. Mentre la prima puntata dell'Advent Show. Oh, attenzione, Lazy Nightmare nel frattempo, un incubo. Lui si sogna il suo appunto defunto datore di lavoro mentre dorme in questa stanza. E va. Egli va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta, come diceva il Cavalcanti, credo. Forse mi sbaglio. Forse Dante. Dante. Va bene. Eccoli qua, vediamo. Manca pochissimo, manca pochissimo. E siamo a Eggy Chuck. Eggy Chuck, che è una parodia di Chucky Egg, che era un altro gioco molto... La musica si fa cacofonica e io vengo mandato a fanculo da una gallina. Dicevo che una parodia di Chucky Egg, che era un gioco molto popolare all'epoca. E siamo direi all'ultima stanza, se non mi uccide il mio datore di lavoro, non mi uccide. Vediamo se è effettivamente l'ultima stanza. Ah, ci siamo lasciati per ultimo, secondo me, giustamente, l'immancabile clone di Breakout. Infatti è così, immancabile clone di Breakout, che si chiama Wipeout, che fa molto Breakout, ma è Wipeout, che fa molto anche gioco... per PlayStation 1, ma questa è un'altra storia. Quindi Wipeout, che ovviamente voi dite, ah, ma è Arkanoid? No, siamo nel 84, Arkanoid sarebbe arrivato nel 86, quindi in realtà questo Lazy Jones cavalcava e precorreva la moda del revival di Arkanoid, che sarebbe arrivata appunto solo dopo, con Arkanoid. La moda del revival di Super Breakout. 18 stanze di Lazy Jones ti mandano completamente il cervello in pappas. In pappatron proprio. Dai. Anche questo è uno in cui non si può purtroppo saltare. Non si può morire, come vedete. È una specie di Arkanoid col cheat. Però è molto bello come... Se prendi l'angolazione giusta, non spacchi solamente un mattoncino, ma fai un filotto, tipo, cosa che non sto facendo completamente, come forse avete notato, perché ho beccato un'angolazione di merda che praticamente rende il gioco impossibile. Qua. No. Niente, fine. Va bene, è giusto però. Cioè, Lady Jones, mi fai finire proprio con un livello in cui tutto funziona male, perché se sono giù non la becca, guarda. Mi schiva. Se sono qui... Mi schiva pure, quindi è tipo bug orribile. Lazy. Dai. Celebro Lazy. Mamma mia, che freddure. Chiudiamo così la partita Lazy Jones, ma come promesso, vediamo l'ultimo stage, lo stage segreto. Sempre che io abbia veramente finito. Dovrebbe fare piribiribiribiribi, che è il premio, e poi ho finito. Vediamo se fa piribiribiribi. Ha fatto piribiribiribili, posso anche morire liberamente, mentre mi mostro invece cosa voleva dire un listato di Commodore Horizons per fare un gioco. Eccolo qua, guardate che bello, guardate come ovviamente non... Ecco, grazie, mi copro un attimo, scusate, ma questa è una prima pagina del listato di Commodore Horizons, ma è solo la prima, perché poi ce n'era un'altra, e non era finito, perché poi ne arrivava anche un'altra. Intanto io ho fatto Game Over con Lazy Jones, ma va bene, era quello che volevo. Questa è la copertina. Vediamo se riesco... Ce l'ho fatta.
E questa è l'ultima pagina. Oh, vedete qua, ancora finiva qua. Quindi praticamente 4 pagine di listato, una roba invereconda. Adesso io, segretamente, dietro le vostre spalle, sto mettendo il listato in basic che corrisponde a queste pagine che avete appena visto. Ah, se riesco, perché sto facendo delle mosse segrete che non voglio farvi vedere. Ma vedete dallo tubo catodico che mi illumina che ho fatto cose. Infatti, welcome to the world of Lazy Jones, the 19th screen. E sembra veramente quasi uguale, a parte che il tipo slida. Ed è un gioco stand alone, appunto, questo listato uscito su Commodore Horizons, che grazie a Dio ho trovato già scritto, tipato, typed, dattilografato su internet, grazie al potere della pirateria. E il gameplay è anche sfizioso, per quanto astruso e anche un po' bizzarro, cioè bisogna avere la propria, cioè con la leva destra e sinistra guidi l'astronave in basso, e con la leva su e giù guidi l'astronave al lato. Hai questo specchio preso da Wild Wafers, dall'altro gioco di Lazy Jones vero e proprio, che si sposta in maniera evidentemente casuale, aleatoria, o come dicono i coder, randomica. E quando tu hai su asse X e su asse Y allineato al wafer la tua amichevole coppia di astronavi, allora sì che vinci. Allora vinci, con te vince l'Italia, con te vince Lazy Jones. Bellissimo. Quindi avete scoperto la 19ª, abbastanza inutile, ma pensate al piacere di passare ore a scrivere sul Commodore e poi riuscire a ottenere, boom, questa cosa che appare. Fantastico. Fantastico, veramente molto bello. Sono soddisfatto di aver giocato questo gioco per voi, con me, con voi, per voi, per tutti, per Club Bizboch. E noi ci vediamo domani con cosa? Lo vedrete domani, se no che sorpresa è, che Commodore 64 Advent Show è, ragazzi. Vi bacio, vado ad aprire Bortolotti che ha il freddo in bici che mi aspetta, e vi lascio con la mini sigla conclusiva. A domani. Commodore 64 Advent Show.